Marianna altissima ed è Miss Vella, la fascia principale della sfilata di oggi. Sì, sono emozionatissima, infatti non riesco neanche a parlare. Ringrazio le mie compagne, e non pensavo mai più e non mi aspettavo di vincere oggi. Paola seconda. È un'emozione grandissima, non me lo sarei mai aspettato, sono davvero contenta per tutte quante, soprattutto per Marianna perché se lo meritava. E niente, è un'emozione che spero che tutte quante possano provare. Irene, terza classificata, come ci si sente? È emozionata, inaspettato, ero venuta qua per divertirmi, per conoscere nuove ragazze e sono riuscita a conquistare la terza fascia e sono contentissima. Francesca, quarta classificata. È una grande emozione, ero venuta qua per divertirmi e torno a casa anche con una fascia, dopotutto erano tutte bellissime, quindi non me l'aspettavo. Carlotta invece è Miss Opera Pia Lotteri in onore di questa casa di riposo e di questi anziani. È molto piacere la cosa, sono molto felice, non me l'aspettavo. Ringrazio tutti, grazie. Naturalmente di rito. Una bella iniziativa, un evento unico in Italia perché Miss Italia approda qui in una casa di riposo, l'Opera Pia Lotteri di via Villa della Regina a Torino. Si tratta di un evento solidale realizzato anche grazie alla collaborazione del responsabile di Miss Italia in Piemonte e Valle d'Aosta. Benissimo, insomma, una bellissima iniziativa. Sicuramente. Noi torniamo all'Opera Pia Lotteri dopo 2 anni. Credo che quest'anno il successo sia più importante. Ho visto più gente, c'è stata più partecipazione e questo sicuramente a noi fa piacere. Il concorso da anni segue tutto quello che è comunque legato all'opera di bene, iniziative che comunque servono per il sociale. Noi nel nostro piccolo siamo qui all'Opera Pia Lotteri, ripeto, questo è il secondo anno che siamo qui, a distanza di 2 anni siamo stati qua già nel 2011 e ho notato veramente che c'è stato un incremento sia di pubblico ma anche di ragazze, quindi di questo noi siamo soddisfatti al 100%. Un bel evento quello di oggi. Un bel evento coinvolgente, gli anziani erano contenti, hanno partecipato numerosi. Noi siamo felici e soprattutto speranzosi di organizzare più eventi come questo, perché per noi è importante rompere la loro monotonia. È un'iniziativa che abbiamo già fatto altri anni e ho visto un po' di partecipazione attiva anche da parte degli anziani e dei loro familiari, perché è un bel evento che stimola un po' l'attività anche non solamente delle persone che partecipano ma anche degli anziani stessi in prima persona. Perché avete ideato questo evento? Ma per fare qualcosa di nuovo, anche per far partecipare maggiormente gli anziani a queste iniziative che sarebbero di per sé da telegiornale, da pubblico, eccetera, eccetera. Però gli anziani sono contenti.